Grande gioia, poi la giornata è stata splendida, la corsa si è svolta credo nelle condizioni migliori, questo ha favorito anche, come mi diceva il direttore, l'agonismo che aiuta a rendere ancora più spettacolare questo evento. Abbiamo fatto una scommessa vincente, ringrazio di nuovo RCS per aver pensato all'Abruzzo per sostituire il Giro di Sicilia e per aver programmato già nei prossimi anni la continuazione di questa, che non è quindi un episodio, ma spero possa diventare presto una bella tradizione, un mese prima del Giro d'Italia, venire a vedere il grande ciclismo nella nostra terra e vedere questo clima di festa all'inizio della primavera è davvero un biglietto da visita che allunga la stagione turistica, crea movimento, crea attenzione per il nostro territorio. Allora, prima di fare una domanda al direttore Vegni sul vincitore, quindi su Lutsenko, vincitore di un team World Tour, approfitto della sua risposta per una stretta di mano col direttore Mauro Vegni come promessa per tornare il prossimo anno con la seconda edizione. Via, eccola qua. Assolutamente sì. Appuntamento al Giro d'Abruzzo 2025. Esatto. Questa è una firma fatta in anticipo, direttore Vegni, ha vinto Lutsenko, la UE quasi al gran completo, podio tutto World Tour, tasso tecnico elevato a questo Giro d'Abruzzo. Sì, direi proprio di sì, è stata una scommessa perché chiaramente io penso che questa sia stata l'edizione zero più che la prima edizione, perché l'abbiamo impiantata su, così molto velocemente, per cui anche le squadre non avevano la possibilità di fare una programmazione adatta. Chiaramente adesso con una prospettiva così a lungo termine ragioneremo ancora per avere molto di più di quello che non abbiamo avuto quest'anno, però chiaramente siamo ugualmente soddisfatti, orgogliosi, perché come hai detto tu ha vinto un corridore vero, ha vinto, si sono passati diversi corridori pro tour e quindi questo fa ben sperare per il proseguio. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.